trovati, benvenuti nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, vi ricordo da subito che tutte le precedenti puntate le potete trovare, quindi rivedere sulla nostra pagina Facebook ed anche ovviamente sul nostro canale YouTube che si chiamano tutte e due ovvio, Tutto Bene eh, TV. La puntata di oggi è una puntata sicuramente particolare, diversa, non tecnicistica come altre, ne abbiamo eh, viste, offerte ed interpretate in eh, chiave medica nel nostro passato di questo centinaio circa di eh, prime puntate di Tutto Bene TV. È una puntata però che calza a pennello, se vogliamo, anche con il periodo. Ma andiamo a spiegare a breve perché, partendo però dal presentare, e lo ringraziamo per essere con noi, Michele Giovagnoli, autore e ricercatore. Benvenuto, bentrovato. Grazie, bentrovati a voi. Un saluto a tutti voi. Bene, allora... Intanto, siccome noi parliamo di medicina sì, ma soprattutto di benessere e stile di vita, beh, questa è un po' eh, diciamo, la scintilla che ci fa eh, parlare proprio di, lo vedete, grazie alla regia, alchimia selvatica. Alchimia non è altro, Michele, che trasformazione. E di sì. questo c'è sempre bisogno, l'unica certezza è il cambiamento, diceva qualcuno. Sì, anche perché fermo non sta niente, quindi <ride> è, è inevitabile muoversi in un movimento. Se non vuoi vieni spinto e se vuoi puoi decidere magari se sì, andare un po' più da una parte o un po' più da un'altra. Sì. In questo caso il protagonista è il bosco, il bosco, il protagonista di questo libro. Che cos'è allora un bosco? Cioè che cosa rappresenta diciamo come eh, significato ultimo di questo testo e del viaggio che il bosco sì. ci propone? Allora il bosco è una creatura per certi aspetti complessissima, per altri semplicissima. Perché? Perché eh, ognuno di noi ha un bosco dentro, il bosco è la nostra prima casa, noi veniamo da lì. Basti pensare che, eh, appena siamo usciti dalla pancia della nostra mamma, eh, il bosco, con la sua rappresentanza ossigeno, entra nei nostri polmoni e ci adotta. E noi restiamo qua fino a quando il bosco è dentro di noi. E pensate, che, che bella metafora, che bella immagine, eh, abbiamo. Un, un organo che accoglie l'ossigeno, che è un albero capovolto fatto di cellule animali, quindi parte dall'alto scende verso il basso. L'albero invece è una creatura che è visibile da un centro e sale verso l'alto. Lui eh, raccoglie l'anidride carbonica e. Eh, rilascia ossigeno, noi prendiamo ossigeno e rilasciamo l'idride carbonica. Siamo vitalmente sempre legati al bosco, non potremmo ne essere nemmeno minimamente concepibili. A volte respiriamo ossigeno di un noce che si trova in Grecia, ad esempio. Mi piace sempre pensare, quando mi dicono, ma perché il bosco è importante, perché è bello? Ma innanzitutto perché è inevitabile. Il bosco è inevitabile, puoi vivere senza tutto, ma la prima cosa, senza ossigeno non vivi. E poi il bosco ti dà tutto, ti dà nutrimento, ti dà armonia, ti dà storia, ti dà memoria. Pensate, le piante hanno, hanno estratto la vita dall'acqua per consegnarla all'aria, quindi hanno in dote tutta la responsabilità di un sistema biologico che si è sviluppato là dove è possibile creare incontri in aria. Ogni volta che, ogni volta che respiriamo, facciamo l'amore con un bosco, è uno scambio continuo. Nel testo, il bosco viene quindi presentato come. Come un complice, come un grande alleato. E il testo che ho proposto è, è proprio un invito a ritrovare il primo alleato, il primissimo alleato, il primissimo genitore, il più antico, l'ancestrale che, che ci accomuna tutti e con lui iniziare un percorso di, non di conoscenza, ma di riconoscenza, nel senso non di gratitudine, ma riconoscere. In fondo. Mh, Abbiamo una conoscenza che è legata, diciamo così, alla nostra, al nostro intelletto, cioè ciò che noi possiamo apprendere conoscendo o facendo esperienza. Poi abbiamo una conoscenza che invece è cellulare. Io so già tante cose senza aver imparato certo. niente. Il Bosco ha tanto in memoria, anzi, è la memoria, l'archivio assoluto, secondo me. E quindi il, il, il testo propone proprio un percorso di interazione con questi elementi selvatici che portano a recuperare una, una conoscenza. È un, è un grande invito al ricordo questo testo, un po' come tutta l'alchimia selvatica che, che propongo, cioè tornare in degli ambienti che vanno a eh, riattivare, si vivono degli autentici starter epigenetici, nel senso, provate a pensare... Proviamo a camminare scalzi in un bosco, noi siamo abituati sempre a muovere i piedi sul piano e abbiamo sempre o quasi sempre una soletta sotto, abbiamo sempre una condizione di temperatura standard. Mettiamo il piede su delle foglie e proviamo 10.000 stimoli, perché? Perché il nostro piede che noi lo intendiamo come suola del piede, invece è l'insieme di tantissimi, di migliaia di punti, cioè noi siamo vivi in migliaia di punti, ma normalmente non ce ne rendiamo conto. Entriamo in un bosco e iniziamo a guardare, questo è un esercizio che proponevo spessissimo ai ragazzi, ho lavorato tanti anni come educatore ambientale, dice ragazzi trovatemi due foglie dello stesso colore. Allora, sai, i bambini sono tremendi, no? quindi partono, senti prima il gran chiasso della partenza, poi ci sono quei 20 secondi di silenzio che dici: Oddio, cosa sta succedendo? E poi tornano come il branco: eh, Eccoli, guarda, eh. E ti mostrano le due foglie, sono uguali. Poi tu le fai vedere: dici, guarda, vedi, questa qua è leggermente più chiara. Porca miseria, è vero, questa qua è un pochettino più scura, questa qua è un pochettino più opaca. Non esistono due foglie uguali nel bosco, è impossibile trovare, così come è impossibile trovare due persone certo. uguali. Però, cosa succede? Quando entri nel bosco e tu guardi quelle foglie, tu sai distinguere tutte le foglie, sai distinguere le differenze di tutte le foglie, sai vedere che ogni foglia è diversa dall'altra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di quel colore, ognuna di quelle forme è già impressa in tua, nella tua matrice. Quindi, già il semplice entrare in un bosco e guardare le foglie va ad attivare tutta una serie di. Matrici che noi abbiamo, è un gran percorso di rigenerazione. Non a caso, proprio il primo capitolo è il ritorno a casa, quindi quello che insomma eh, si stava dicendo proprio adesso. Nel libro si propongono 12 attività, sì. 4 viaggi, i viaggi sono una costante perché poi questi alberi che vai in un qualche modo a incontrare, a conoscere o riconoscere. Eh, non sono certo dietro casa, questo, ecco, di questo parlavamo proprio prima sì. di iniziare la registrazione, perché ci accomuna. Lo abbiamo visto a 20 giorni di distanza l'uno dall'altro. <ride> allora raccontaci qualcosa della regione. Qui siamo in Sardegna. Io sto facendo un, ehm, ho lanciato una sfida a me stesso, diciamo così: ho detto, voglio vedere che cosa, eh, che cosa succede se per un anno intero. Eh, mi pongo di fronte ogni giorno ad un albero secolare diverso innanzitutto perché un albero secolare? perché l'albero secolare è l'albero che ha avuto la possibilità di diventare il più possibile se stesso il nostro concetto di albero è totalmente falsato oggi se facciamo pensare alle persone diciamo, chiudi gli occhi immagina un albero quanto è grosso il tronco? così perché è il tronco che trovi nel giardino pubblico certo, nella migliore delle ipotesi esatto M una quercia così ha 70-80 anni una quercia poteva arrivare a vivere anche 1500 anni. Plinio il Vecchio raccontava che quando invadevano la, la regione della Sede del in Germania, riuscivano a passare a cavallo sotto le radici di queste querce. Quindi si parla di creature che potrebbero raggiungere anche 4-5 mila anni. E un albero adulto esprime dei codici, non solo visivi. Quando siamo di fronte a delle cose, in base alla loro forma, viene attivata un'emozione. Quindi noi siamo ciò che vediamo. Vedere alberi secolari significa... Vedere un mondo molto più originale, quello che potrebbe essere stato. E quindi ogni, ogni giorno mi faccio una, una puntata, un po' qua, un po' là, sto girando un po' tutta l'Italia. Faccio un filmato, lo carico sui social, ho una pagina, Michele Giovinali, se volete seguirmi la trovate certo. su Facebook. E, e descrivo l'albero e mi interfaccio con lui. Questo nella fattispecie è un, un ulivo, uno dei più grossi che abbiamo. Nel nostro territorio si trova sortumano, l'orto di sortumano in Sardegna. Vedete, è recintato per proteggerlo ed è un gigante buono, fermo. Attorno a lui c'è del prato, poi c'è tutto un, 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 un uliveto, anch'esso antichissimo. Questo è l'esemplare più, più, più vecchio, tanto che lo chiamano Sareine cioè la, la, la regina, la la regina reg di tutte. Facciamo no. anche un po' di pubblicità: sì. il Sulcis Iglesiente a 3 km da Villa Massaggia. Così okay. abbiamo anche fatto sì, un, un po' di pubblicità che, al ragazzi, territorio. <ride> Volentieri, <sì. ride> È un albero, è un gigante buono, per esempio la sensazione che mi ha dato, cioè che cosa mi ha evocato. Ci sono degli alberi che esaltano, ad esempio, la l'essere penetrante, l'elemento maschile, immaginate eh, questi platani, questi platani che, che si slanciano verso l'alto, oppure alcune tipi di querce, tipo il cerro che sviluppa questi, questi tronchi molto più forti, li vedi che lì se proprio ti, ti, ti ricorda la, la, la tua natura, la tua essenza, il mascolino che hai dentro, quindi la tua forza di penetrare, di, di creare, di andare a fecondare. Questo invece, è, Sarina, è un albero molto buono, molto... È una, un, mi viene a pensare quasi a una, a una grande nonna, una grande madre antica, accogliente, sì, Pacioso, paccioso, ha sì, sì. queste, queste radici proprio come, come de, de, delle onde di, di, di legno che un po' la volta ti vengono incontro, quasi ad invitarti e ci sono queste, queste, queste insenature nelle quali uno può anche sedersi. io sono stato, mi sono lì, accovacciato, sono stato un po' tra le sue radici e molto molto riposato, l'ulivo è molto riposante. Ma perché tutto questo ci fa bene? Noi non dimentichiamo che comunque parliamo sì di medicina, in maniera a volte anche tecnica come necessario, ma tanto di benessere e stile di vita, perché tutto questo ci fa bene? Eh, perché questo è il nostro mondo, non è quello che viviamo adesso, il nostro mondo è quello lì, per un 99% il nostro mondo è quello lì, lì troviamo, ad esempio si parla di, di armonia, l'armonia cos'è l'armonia? L'armonia è, l armonia? L armonia è una giusta posizione rispetto a un'altra un entità, un'altra cosa. E immaginate abbiamo parlato di immagini, noi siamo sempre abituati a muoverci dentro dei moduli quadrati, la certo. stanza è quadrata, il libro è quadrato, il monitor è quadrato, l'angolo retto, 90. In natura non esiste, ad esempio, lo trovi in alcuni cristalli di pirite, in qualche minerale che poi sì, magari sì, è rarissimo, sotto te. Però non era. lo trovi anche le piante difficilmente, no? E quando entri in natura, ad esempio, tutto, tutte le immagini che vedi sono espressioni di, di codici naturali. Sono, ad esempio, in, in un albero, l'albero per, per eccellenza è un, si sviluppa seguendo un modello frattale, quindi un modulo che si riproduce. E ha dei codici. Ad esempio, nell'albero trovi il famoso codice dei Fibonacci. De certo. Le lunghezze dei vari certo. segmenti rispecchiano delle, delle proporzioni ben precise. Quelle proporzioni che noi vediamo là fuori sono le stesse proporzioni che orchestrano e intelaiano tutta la nostra struttura biologica e psichica. Pardon, ecco. solo una parentesi, sì. adesso non ci addentriamo in questo aspetto, che però non è poi così matematico come può sembrare, basta che googleate come si suol dire codice di Fibonacci che io, chi non lo conosce Meglio. scoprirà qualcosa di incredibile per tutti i legami che ha insomma con tutti gli oggetti eh, tutti i soggetti anche del nostro, del nostro pianeta qualcosa di straordinario molto semplice da un punto di vista numerico molto complesso poi perché è applicato nella vastità eh, o te lo trovi in terra. tantissime cose sì. perdono ho interrotto previ, ma se no eh, non è detto che e tutto questo può essere inteso anche come una sorta di eh, rivoluzione interiore perché comunque c'è veramente bisogno, ce ne accorgiamo e se non ce ne accorgiamo è solo perché stiamo sopprimendo questo desiderio eh, c'è bisogno di tempo, di tempo per noi di probabilmente rallentare in questo tanti medici che sono stati i nostri ospiti hanno posto l'accento in, in maniera forte, c'è bisogno di vivere forse una vita un po' diversa da quella che quotidianamente invece facciamo troppo spesso senza riflettere. Sono ovviamente pienamente eh, d'accordo, sì, anzi spenderei una parola sul tempo, sì. noi siamo abituati a intendere il tempo come una quantità di secondi, di minuti, di ore, ad esempio una volta c'era un altro concetto di tempo, c'era il keros, il concetto ellenico di tempo, ovvero come qualità, certo. come qualità del momento. E forse è, è lì la vera, la vera rivoluzione, cioè eh, conoscere il bosco ti fa capire che ci sono vari momenti dove facendo certe cose le vivi con massima presenza, fare una cosa al mattino non è come fare al pomeriggio, l'odore del bosco al mattino non è come quello del pomeriggio o della sera. E forse quella è una grande rivoluzione sulla gestione del tempo, trovare del tempo, trovare del tempo significa secondo me anche proprio... Eh, cogliere appieno quando succedono realmente le cose, quando io ho bisogno di essere in un certo modo. Sicuramente il bosco è un'enorme rivoluzione, non che Nel mezzo del cammino di nostra vita mi trovi in una selva oscura, non si è trovato al co alla cop, si certo. è trovato in una selva oscura, sì, in, un, un in un negozio, non in una spiaggia, esatto, in una selva oscura. Un'immagine un allegorica del, del grande caos creativo, no? grande rivoluzione. Si, si... Tutti i geni, a me piacciono tantissimo, gli alchimisti rinascimentali, eh, erano tutti profondi conoscitori ed estimatori del bosco, perché vedevano nel bosco una parte di sé, né più né meno, una parte di sé. Abbiamo visto prima, e eh, chiediamo magari alla regia sì. gentilmente di riproporci anche l'immagine di un albero sostenuto da una sorta ah, di sì. impalcatura. All'inizio, quando a telecamera Questo. spenta abbiamo dovuto <ride> scegliere. Abbiamo pensato quasi di non metterla, poi invece, ecco questa è una curiosità, a volte in questo caso direi è l'umano no? che si prende sì. cura dell'albero e non viceversa, Quindi, ma questo da dove arriva e che cos'è quell'imparcatura, che tipo di albero è? Oh, questa non è una pianta nostra, sempre in Sardegna, è Cagliari, è un tintitaco. Questo nome sembra il nome di un ballo latino. Infatti, ho chiesto a una mia amica che era una ballista: Esiste il Tintitag? Di Dice: No, purtroppo no. Non sai? ancora, non, non ancora. ancora <ride> sì, è bello questo, questo esempio che hai preso. Bello questo passaggio perché è, è bello vedere quando si, si dedica, si destina un po' di, di attenzione, di cura ad, ad un albero. In questo caso, vedete, lui si è aperto. Ha fatto due, due grandi brancature. E la prima si è allungata tanto. E quindi l'uomo ha deciso di intervenire montando questa, questa struttura per metterlo in sicurezza. In natura questa cosa non sarebbe mai successa. Si verificano per un 99% casi dove gli alberi hanno bisogno di sostegno semplicemente perché adesso l'albero spesso e volentieri lo trovi isolato. Cioè lui rischia di cadere perché di là non c'è il suo compagno che gli fa da spalla. Ha avuto diciamo, lo spazio per esatto. svilupparsi in una maniera che non sarebbe in... normale all'interno di un no. bosco. Ecco. Eh, ci sono naturalmente anche, abbiamo parlato di attività, di prove all'interno del libro, abbiamo parlato anche di viaggi e ci sono poi dei consigli molto, per il molto pratici, <ride> sì. consigli per il viaggio. Allora questo deve essere uno stimolo ovviamente poi a leggere anche il libro, può essere uno stimolo che vi assicuro è assolutamente molto eh, interessante e che è anche piuttosto profondo, quindi probabilmente alcune pagine meritano una seconda lettura, necessitano una seconda lettura. Diamo allora qualche... Qualche consiglio anche proprio per approcciarsi al sì. mondo del bosco, che è un tempo per noi: è un ritorno alla natura, è respirare, è rilassarsi, è tutto ciò che quotidianamente purtroppo, presi da mille cose, a volte ci dimentichiamo di fare, oppure anche solo banalmente respirare, facciamo in maniera talmente automatica che non ci viene bene neppure quello. No, non ci viene bene, è verissimo. <ride> Questa è la verità. È verissimo, non, non, non riflettiamo neanche su, su, è vero, sono pienamente d'accordo. Allora, come approcciare un bosco? Eh, C'è un, un approccio mentale e un approccio pratico, certo. diciamo così. L'approccio mentale è eh, sicuramente mh, mettersi nella posizione vado a incontrare un grandissimo amico, anche perché il bosco lo senti se tu entri che sei teso, se entri che hai paura, hanno, le piante hanno tantissimi recettori. L'invito che faccio, appena entrate nel bosco fermatevi alla prima pianta. La abbracciate, fate, fate queste cose strane, tanto lì non vi vede nessuno, diceva anche Nietzsche Nel bosco puoi fare quello che ti pare, tanto non ti giudicherà mai. In più è gratis, è gratis non è ci gratis, dimentichiamo di questo aspetto: non è, non è poco. <ride> Lo abbracciate, glielo dite, tornate a parlare con questi alberi che loro sentono, succede qualcosa sia dentro di voi che dentro di loro. E glielo dite, ora sono venuto, vengo, vengo in pace e passerò una bella giornata. Grazie. Quell'albero con le radici comunicherà agli altri alberi e tu incontrerai. Un bosco che è molto più propenso a eh, vivere un, una tranquillità, una crescita con te. Secondo te, scusa, poi Prego. torniamo alla sì. preparazione, ma rispetto a quello che hai detto, in percentuale, fatti 100 i nostri spettatori, quanti saranno pronti ad accogliere ciò che stai dicendo e quanti invece avranno 20 secondi fa cambiato canale dicendo: Ma questo vuole che parliamo con gli alberi, gli alberi parlano tra di loro? per la tua conoscenza Sì, qua, eh, allora, ti... per me è importantissimo <ride> dire curiosità. questa cosa, sì, per me è importantissimo dirla non certo. perché abbia una missione verso gli altri, sì. ma io ho bisogno di comunicare il mio amore così, cioè certo. io lo devo dire, un, come fa l'albero, no? Fa i frutti non per l'altro, fa perché lui li fa, certo. è, è, è fruttare certo. il è, suo nella sua è nella sua natura e di certo ci sono persone che hanno eh, hanno c'è stato quel click, come dire. Adesso vado a cercare il bosco con quest'altro spirito. Tutti hanno bisogno di vivere la dimensione selvatica, tutti mi manca l'aria, ti, certo. ti manca il bosco. Punto. E di sicuro qualcuno avrà colto qualche. sarà scaturito qualche dubbio. Qualcun altro se ne sarà già. Ma va bene, penso che sia normale. Se arriviamo un 30% è un grande risultato perché si nella semina. normalità non è, non è così si semina si semina si. ho interrotto pardon sulla preparazione no, aspetti tecnici importanti ecco, l'invito che faccio avendo operato tanti anni come guida escursionistica è di eh, stare, sui sentieri, stare sui sentieri perché sia uno diciamo così non rischia di perdersi se il bosco è grande e gli animali sanno che l'uomo si muove sul sentiero e quindi eventuali incontri eh, che possono essere un po' rischiosi vipera per capirsi perché poi gli altri animali scappano ma anche la vipera scappa e sa che passi sul sentiero se si attraversano zone dove c'è l'erba un pochettino alta consiglio sempre di battere forti i piedi perché crea delle vibrazioni gli animali lo sentono e portarsi via sempre un po' d'acqua Qualcosa da mangiare, comunicare che si sta andando. Se uno vuole fare, una scuola, se va nel boschettino lì vicino, non c'è bisogno. Chiaro. Però, ecco, se va magari a fare un'esperienza un po' più impegnativa, allora sì. Abbiamo visto sempre tra le varie immagini che ci hai gentilmente fornito anche un albero con una ampia apertura, ovviamente è una foto, così come l'ulivo di prima non si faceva capire troppo bene dall'immagine, ma dicono che ci vogliono 16 persone adulte sì. per abbracciarlo, quindi questo per rendere onore alla sua maestosità, anche in questo caso l'immagine stessa non ci comunica perfettamente quanto sia grande ad esempio quella apertura che vediamo proprio sul fronte della foto. Sì, questa è una Roverella, eh, si trova nel bosco, nella foresta di Borgus, sempre in Sardegna. Eh, questa è oltre 6 metri di circonferenza, quindi qui servono quasi quattro persone per abbracciarla. Eh, quella quell apertura che è molto, molto suggestiva, sembra una grande bocca, sembra un, un, quasi un volto, un grido di Munch, C'è certo, questa cosa <ride> lunga. Eh, lì ci si sta in piedi dentro, per, per capirci. È una porta, immaginate una porta di casa. È... Quasi tutto cavola, parte dentro, sì, molto grande. Bella, lì, messa lì, trovata quasi per caso, la eh, Sardegna è ricchissima di alberi secolari, grande, gran bella terra. Sì. In quali altri territori hai trovato, fermo restando che ciascuno di questi alberi ha un proprio valore, quindi, come stavamo dicendo, anche un proprio. Messaggio, ma in quali altri territori hai trovato qualcosa di estremamente particolare che ti ha veramente tanto, tanto colpito? Allora, alberi grandi ci sono un po' su tutto il territorio, ci sono regioni molto più ricche dovute al fatto che c'è stata un'attività antropica minore o c'è stata maggiore cura. E alcune piante mi hanno risuonato particolarmente, ad esempio eh, la quercia delle streghe in Toscana nei pressi di, di, di Massarosa, se non sbaglio, vicino Lucca. E questa quercia molto evocativa, ha un, un tronco grande, ma ha poi queste, questa brancatura che scorre parallela al suolo, eh, molto molto accogliente. Ricordo poi ad esempio un larice eh, nei pressi del Tarvisio, gigante, un larice eh, antico, sembrava di essere proprio... al suo cospetto eh, ho sentito proprio questo questo essere catapultati in una sorta di, 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 di passato genetico, come quando che so, guardi un dinosauro e vedi che sono forme che non sono più, mm. non sono moderne, diciamo così. Attuali. Esatto, sì, è lì lo stesso. Ogni, ogni albero dà una, um, ha, ha un suo codice, ha un suo, è come una persona, dici, sì, si assomigliano, però quello è un po' più così. Ogni albero ha la sua personalità anche nelle forme. La curiosità è... All'interno del libro si parla del superamento della parola sì. e questo chiaramente è particolare se poi pensiamo che uno, noi ne stiamo parlando, due, il libro è anche fatto di parole. Di parole. Sì. Quindi esattamente che cosa intendi Michele? Ma il superamento della parola è, è quel, quel gesto attraverso il quale andiamo a comunicare con altri strumenti. E mi spiego meglio. Lo sguardo di eh, un cane, molto espressivo, no? Sono, è, un, è una trecani, è un'enciclopedia, lo sguardo di un cane, lo sguardo di un bambino, lo sguardo di un certo. anziano, lo sguardo nostro quando la vita ci, ci, ci schiaccia contro l'impotenza, un lutto, sei... Non, non, servono, non servono parole perché stai già urlando e parlando in mille modi diversi. La parola è diventata un automatismo. Molto spesso si, si parla proprio per scaricare tensioni, per, per non sentire il silenzio, che è un'espansione. Il silenzio, quando c'è il silenzio, tu ti espandi un po' alla volta. La gente purtroppo non siamo abituati, abbiamo paura del silenzio. E lì ho proposto un'attività proprio per, per superare questo uso, diciamo anche non frenetico, però. Eh, vecchio, vecchio della parola, la parola deve essere essenziale. I poeti ermetici hanno, fatto un, hanno dato un grande esempio. C'è una parola precisa dove tu con quella. Spara una freccia soltanto, tirane una, non tirare mille frecce a random, ma tirane una precisa. E nel bosco non parla nessuno, nel bosco ci sono dei suoni, ci sono degli odori. Pensate, l'animale dice. Eh, quello è un maschio adulto in età riproduttiva. Quello lì mi ha detto che qui è casa sua. Hanno una bella, una bella pratica che si può fare nel bosco e provare a muoversi bendati. Ovviamente, in un bosco piano chiaro dove non chiaro. ci sono dirupi, mi raccomando. Non lo fate lì. <ride> certo, non ve l'ho mai consigliato. Questo eh? deve essere chiaro. E provare a spostarsi lentamente, molto molto piano, sono dei giochi questi, li ho fatti fare ai bambini, l'ho fatto anche l'altra sera con un imprenditore che voleva avere più sicurezza, più, più, più forza, più, più presenza nel suo lavoro, e, 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 e provare a sentire se si avverte qualcosa muovendosi senza vedere. E questo è proprio, nel mio piccolo e statisticamente provato, che un'ora bendati... Eh, chiedendo alle mani, chiedendo all'epidermide di, di re, re, risvegliare la i campi magnetici, tu senti la pianta, dici qua c'è una pianta, vai e la tocchi. La prima volta ti spaventi di te perché dici cacchio, riesco a vederla senza occhi. Immaginate senza parole, parlare senza parole. Bello, è, secondo me è il mondo più autentico quello lì. Sono sicuramente esperienze straordinarie. Ultima domanda è questa, perché dovremmo trasformarci? Cioè, perché in questo caso l'alchimia ci può veramente tornare utile? L'alchimia come trasformazione, ma che necessità ne abbiamo? Io ho già una mia risposta, però insomma, la comunichiamo proprio dalla tua dalle, dalle tue parole, dalla tua voce a chi ci sta seguendo in questo momento? Ma secondo me perché la vita non ha un senso, dobbiamo darglielo noi e il senso più bello, più alto che posso dare a questa vita è fare di me la cosa più meravigliosa che io possa. La nostra migliore versione possibile. Sì, anche perché quella che viene... Nasciamo già compromessi, siamo geneticamente compromessi, <ride> ereditiamo tutti i traumi, i vizi, siamo qua, educati in un certo modo, messi, siamo non siamo neanche motrici, siamo binari su rotaie e allora dico visto che comunque ho un tempo, in questo tempo faccio l'opera, la chimia si chiama anche la grande opera, cioè faccio certo. di me la cosa più bella, più alta, più libera, più libera che possa fare. Grazie, io vi invito. L'ho fatto anche nelle altre occasioni ovviamente, ma questa volta un invito un po' di più, definiamolo così, tra virgolette, a leggere anche il libro che appunto si chiama Alchimia Selvatica, la via del risveglio attraverso le arti magiche del bosco. Ovviamente, dagli amici di Macro Edizioni. Grazie quindi a Michele Giovagnoli, autore e ricercatore. Abbiamo dovuto sintetizzare in queste due parole che in realtà non rendono giustizia, l'avete già capito. Grazie per essere rimasto con noi. Grazie, grazie a voi, grazie ai ragazzi che ci hanno seguito. Mi raccomando, ha citato prima anche il profilo social, quindi seguitelo, così avrete modo di scoprire anche nella pratica ancora maggiore con sì. foto e video. Ogni che sono... giorno un filmato con qualche indicazione, Perfetto. qualche stimolo. Okay. Quelli che sono i ragionamenti che, che abbiamo fatto oggi. Grazie a lui, grazie a voi per averci seguito. Alla prossima!